nell'ombra della fossa cranica posteriore, nascosto dietro i grandi emisferi cerebrali, si trovò un organo poco conosciuto ma molto importante. Mai in mostra l'imminenza grigia del sistema nervoso centrale, il cervelletto svolge molte più funzioni rispetto a quello che siamo abituati a credere. Non solo il coordinamento motorio, ma anche l'attenzione, il linguaggio e pure le emozioni dipendono, almeno in parte, dal cervelletto. A svolgere queste funzioni lo aiuta la sua ampissima corteccia, larga 5 cm e lunga quasi un metro, è tutta racchiusa nel volume di un pugno, ma è soprattutto la sua struttura interna che permette al cervelletto di elaborare con grande velocità e grande precisione tutti gli stimoli che le arrivano. E allora, come è fatto? Le cellule principali del cervelletto si chiamano cellule delle granule. Là dentro ce ne sono più di 46 miliardi, 6 volte la popolazione della Terra. Le cellule delle granule ricevono i segnali del resto del sistema nervoso e poi li passano al numero relativamente limitato delle cellule di Purkinje. Cellule di Purkinje sono bellissime. No, davvero, credetemi, per me vedere le cellule di Purkinje è come per un giapponese vedere la sakura in fiore. Ma non sono solo belli, sono anche intelligenti. Grazie alla loro ampia arborizzazione, riescono a ricevere dalle cellule delle granule più di 200.000 segnali allo stesso momento. E saranno poi loro a decidere quale di questi mandare avanti. Questa organizzazione interna permette al cervelletto di prendere un schema di movimento, integrarla con informazioni visive, uditive e del senso di equilibrio, per poi formare un schema di movimento, anche complesso, in perfetta sintonia con le circostanze, come, per esempio, camminare su una linea dritta, che potrebbe tornarci difficile se abbiamo festeggiato troppo. Il cervelletto è molto sensibile all'alcol. Il cervelletto ci aiuta a studiare, a ballare, a guidare la macchina e, sì sì, pure voi che avete già iniziato a lasciare i commenti a questo video. Anche i movimenti veloci e rapidi delle vostre dita sono guidati dal cervelletto. E a questo punto vi invito a fare un forte applauso al nostro cervelletto. Il piccolo cervello per grandi progetti.